Anni fa, da studentessa, entrai per caso in una stanza dell'ex ospedale psichiatrico adibita a mostra di presepi e da lì mi incuriosì e nacque l'idea. E 2 anni fa riuscii finalmente a entrarci tramite permessi e passai 3 giornate dentro l'ospedale e riuscii a portare a compimento questo lavoro, questo reportage, senza aver toccato nulla in fase di scatto né in fase di post-produzione, quindi le immagini sono esattamente reali, quelle che ho visto. È una mostra che è stata veramente, descrive l'atmosfera del vecchio ospedale psichiatrico. Noi l'abbiamo voluto anche ricordare in memoria di Marco Pannella. Ho riscontrato una buona affluenza sia da parte dei più giovani che sono tornati portando amici, sia da parte delle persone più adulte che magari conoscevano un po' meglio la storia dell'ex ospedale. E ne sono rimasta molto contenta perché ognuno di loro mi ha portato una testimonianza importante, sia chi ci ha lavorato e chi magari purtroppo è stato ospite della struttura a suo tempo prima che venisse chiusa.